Gregory, dal taglio dei capelli al cucito delle parole. Siamo di fronte a un romanzo, a un'autobiografia, a un'intervista sulla vita. Diciamo che è un'autobiografia, un racconto generalizzato dell'essere. Oggi io sono perché ieri ci sono stato e ho dato tutto me stesso, e tutto me stesso è il racconto proprio del libro, che ti dice, con i sacrifici, con l'amore, con tutte quelle componenti che possono dare a una persona la gioia di vivere. Come è stato ieri e oggi sarà anche domani. Raccontare se stessi significa apparire per esserci. Questo è il punto importante. Oltre questo non so quale sarebbe. Basta leggere il libro, poi ognuno si può mettere dentro e capire e sapere quello che gli fa comodo e piacere sapere. Biografico di Gregory Costantino, e iniziamo questa giornata con un momento musicale a cura della chitarrista Mimmo Ambriano. Tramonta giù e ne parecchia l'oretta mascina, restammo mani e mani senza tenere coraggio e ci guardare. Mamma che la davo indifferentemente, tanto saggio da solo, fatti non si più niente, e damma stupone, non aspettati mai, che indifferente me io perdo a te. Mentre mi scippa vite chi spavor, non sento più tu, e non tengo giù la grama di mamma che lega voi indifferentemente, tanto sacce questo, fatti non si più niente, e damma stupolechina, non aspettati mai, da indifferentemente, io perdo a te. Anche nel corso dell'intero evento. Signore e signori, quindi buongiorno e benvenuti alla presentazione del libro autobiografico di Gregory Costantino. È uno scritto di ottimo livello, appassionante. Mi piace dire che arriva dritto dritto al lettore. Parla di fatti personali dell'autore, ma leggendo ci troverete dentro anche qualcosa di voi. Gregory Costantino compone un mosaico con dei frammenti di vita vissuta, dei tratti caratteriali e fisici di persone che sono state realmente conosciute, quindi dei ricordi, dei luoghi che ha visitato, con elementi sia fantastici che romanzeschi. Ho avuto l'onore di curare la recensione di questo libro, un libro che è nato dal desiderio di raccontare se stesso, di narrare un'infanzia difficile, Gregory, no? Di riscattarsi anche dal passato, di cancellare per certi versi anche i fantasmi, ma soprattutto, quello che ho molto apprezzato,
è stato il desiderio di Gregory di trasmettere un messaggio di speranza e di amore per il prossimo. Un libro, quello di Gregory, che si alternano in fondo gioie e dolori. E questi dolori, questo mi piace sottolinearlo, non rappresentano un verdetto inappellabile, né una sconfitta, ma diventano per l'autore, per Gregory, un'occasione per tirar fuori le cose meglio di lui. E questo dovrebbe essere un monito per tutti noi. Gregory racconta un percorso esistenziale con la messa a fuoco di quelli che sono i volti, no? I luoghi e le esperienze che sono state prese dalla sua vita. Nella stesura della narrazione tutto si fonde con una pluralità di persone. La malattia dell'infanzia, no? Il riscatto, il successo. Perché c'è una fase della vita di Gregory Costantino in cui veramente diventa il punto di riferimento nella sua attività professionale. La famiglia, ma soprattutto la fede in Dio. Ci sono delle espressioni che Gregory Costantino utilizza in questo libro, che poi avremo modo, a cura anche del nostro lettore, dell'attore Matteo Milicia, di rileggere, perché proprio ci trasmettono quello che è il significato di quello che Gregory ha voluto dire. Lo scopo del lavoro di Gregory è quello di favorire la coscienza di sé. Io vorrei porre una prima domanda a Gregory Costantino e chiedo: ma Gregory, come è nata l'ispirazione a raccontare te stesso e la tua vita? È nata semplicemente perché ognuno di noi, sono sicuro di questo, vorrebbe dare se stesso agli altri nel bene, non nel male, nel bene. E io mi è piaciuto sempre la scrittura, mi piace sempre leggere, mi piace sempre essere. E il mio motto è quello: essere per apparire, o apparire per essere. Perché se uno non ha questa voglia di apparire, di andare, vedere, guardare, parlare, sentire, non mi sentirei presente, e quindi automaticamente ho cercato sempre nella mia vita di essere me stesso per apparire, così per dare agli altri la possibilità di dire: ecco, come oggi sono qua, di dire le cose che è giusto dire per il futuro, perché le scritture restano. E se restano le scritture, io sono convinto che resta anche la persona o il personaggio che si narra nel libro.